Ciao a tutti ragazzi, sono Dario Mbitronic, sono in studio di serie Drill Beat. Oggi abbiamo Star di Paki Feat. Shiva, prodotta da Trillionaire. Il pezzo è molto figo, anche se dallo spoiler inizialmente non mi aveva convinto molto, devo essere sincero. Però riascoltandolo nel disco devo dire che è abbastanza orecchiabile. Trillionaire ha utilizzato più o meno la stessa formula di Limbo, di Laz e Jamie Tights. Infatti a livello di scelta di sample, di basso, di pattern, di hi-hat e anche il kick, il tutto si assomiglia un pochettino. Poi anche la melodia è molto vintage, con il mellotron unito a quest'altro suono che sembra una specie di pluck marimba. Quindi diciamo che la formula è più o meno quella. Credo che la melodia sia un loop forse derivante proprio dagli stessi pacchetti che ha utilizzato all'interno di Limbo. In Limbo aveva utilizzato un pacchetto della Origin Sound, probabile che questo magari sia un loop di un pacchetto più nuovo, infatti ne droppano davvero tantissimi su Splice, in quello lì non l'ho trovato. E ricominciamo subito a vedere la melodia. Ho utilizzato come prima cosa un mellotron che ho preso in questo caso da Kontakt e l'ho unito con quello di Arturia. Quello di Arturia non suonava per niente simile, suonava molto più simile a quello di Kontakt. In realtà ci sono anche altri VST come Retron, Mtron Pro, però non ce li ho, quindi probabile che magari abbia utilizzato uno di quelli se l'ha fatta lui la melodia. Questo qui è il suono classico Mellotron Flute. Sopra c'è giusto un po' di RC20 che gli dà un po' di wobble, che gli dà quell'effetto vibrato tipo. Poi abbiamo un po' di reverbero e giusto un po' di effect track che va a fare un po' di distorsione. La melodia per il Mellotron è questa. Poi abbiamo un altro suono che è una specie di pluck marimba, non si capisce bene che suono sia, ho utilizzato vari layer di Omnisphere per provare a ricrearlo. Quello che va a fare questo suono è suonare più o meno gli accordi in maniera tipo arpeggiata, in modo da dare più senso logico alla melodia di Mellotron, che ovviamente da sola non ha tutta questa direzione a livello armonico. Quindi i vari suoni che ho utilizzato sono appunto varie marimbe, come ad esempio questo qui, che è uno Zimbira Mute che sono andato a modificare un po' nel timbro. Poi abbiamo quest'altro qui che è lo Stable Marimba. Poi abbiamo il Chunky Kalimba che serve a dare un po' più di attacco, di transiente. E infine abbiamo il Plucked Hammond. Tutto poi in sottofondo viene rafforzato da questa string pizzicata che viene fuori da Session Strings. Queste strings vanno a accentuare la melodia sul primo e sul terzo beat. Questa melodia suona più o meno così senza effetti. Queste sono le varie note degli accordi, che in realtà sono solo due accordi, credo. Quindi sono arpeggiate in questo modo le varie terze e quinte. Tipo F sarebbe una quinta, C sharp la terza, adesso vedremo che accordi sono. Singolarmente questi suoni sono così. Uniti vengono così, e poi sopra abbiamo gli effetti che sono principalmente Transient Processor e sempre RC20 e tutti gli altri effetti che servono a dare quel senso un pochettino vintage, soprattutto il Fab Filter che va a tagliare le alte. L'Halftime che tramite un Automation Clip va a fare un altro po' di accentuamento, se possiamo dire così, sul primo e sul terzo beat in questo modo, aggiungendo questa ottava un po' più bassa che non si sente troppo, però c'è. E ovviamente l'ho settato a un ottavo. Quindi questo è come suona con gli effetti, questa melodia. Poi quello che ho fatto è renderizzarla e metterla in slicer, in modo da poterla choppare un pochettino, pitcharla, stretcharla, in modo da dargli sempre quel tono un pochettino più vintage. Infatti su slicer l'ho pitchata sotto di un ottavo e ho fatto queste modifiche a livello di time stretch, attack, decay, e ho tagliato un pochettino il sample. Sopra ci ho messo sto plugin qui che sto provando ultimamente, che è quello di Murda della Slate Digital. Appena avrò finito di provarlo, magari ci farò un video completo. E poi c'è giusto un altro po' di equalizzazione, perché sennò sentivano tutte ste basse qui, perché ovviamente l'ho pitchato sotto di un'ottava. In realtà, questa melodia poi l'ho layerata con quella un'ottava sopra. Quindi insieme vengono così. In realtà, l'halftime in questo caso non si sente perché non l'ho riattivato. Quindi questo è l'effetto che dà l'halftime più o meno. Unendo anche il Mellotron, il tutto viene così. Passiamo subito a fare una piccola analisi della teoria musicale dietro questa melodia. Come prima cosa ci troviamo in scala A sharp harmonic minor. Gli accordi utilizzati sono principalmente il primo e il quinto, in realtà credo anche tipo il settimo, però il settimo possiamo vederlo come un'estensione del quinto, perché tipo questo qui, che sarebbe l'accordo diminished di questa scala, può essere unito praticamente all'accordo di quinto grado, cioè questo sarebbe l'accordo di settimo grado che è diminished, mentre questo sarebbe l'accordo di quinto grado che sarebbe F sharp major con una settima minore, quindi sarebbe F dominante di settima, in questo caso anche con una nona, che questo sarebbe A diminished 7. Quindi diciamo che possiamo vedere sia questa melodia come una melodia 1-5, 1-7,
7 oppure semplicemente 1,5, 1,5 con l'aggiunta di queste altre note qui. Per quanto riguarda invece la top melody, abbiamo questa top melody qui che va a seguire ovviamente gli accordi, quindi abbiamo la A sharp che sarebbe la root note del primo, C sarebbe la quinta del secondo, D sharp sarebbe una settima minore, poi abbiamo A sharp di nuovo. Poi dopo abbiamo C, C sharp, che in questo caso sarebbe tipo una quinta aumentata. Abbiamo la F, che sarebbe la root note. Per quanto riguarda le 2/8, Drillo Nero ha utilizzato queste note qui, ovvero la tonica, ovviamente, per il primo accordo, quindi A sharp. Poi C sharp, che sarebbe la nota di terzo grado. F sharp, che è la nota di sesto grado. F, che è la nota di quinto grado. E infine C, che in questo caso sarebbe la nota di secondo grado della scala, però possiamo vederla come la quinta di questo accordo qui, che sarebbe l'accordo di quinto grado. Sta praticamente bounzando tra root note e quinta. Questa è una cosa che si fa spesso. Utilizzare le quinte degli accordi per creare un po' di variazione all'interno del basso. Per quanto riguarda le drums, come vi ho detto, la formula è simile a quella di Limbo. Abbiamo il clap sul terzo beat, semplicissimo, in questo modo. In alcuni punti il clap viene sostituito da questo rimshot, che ho ricreato utilizzando due sample, uno è questo e l'altro è questo. Vengono fuori così. Poi abbiamo gli hi-hat che cambiano molte volte. Questa è una cosa molto importante perché aiutano il pezzo ad avere più groove in alcuni punti ed essere più lento in altri. Quindi viene fuori così. Questo è il primo pattern che sentiamo. C'è un po' di modifica su pitch. Mentre poi si passa a un pattern più classico che è quello utilizzato più o meno in limbo. Con questo hi-hat così. E poi abbiamo anche il roll. Mentre per il ritornello c'è un pattern molto simile a quello iniziale ma più veloce. Infatti vengono aggiunti alcuni colpi di hi-hat nei punti in cui mancano nel pattern iniziale. E quindi il tutto sembra un pochettino più veloce. Poi abbiamo il kick. Molto particolare questo doppio colpo che finisce praticamente sul terzo beat della seconda barra. Poi abbiamo alcune percussioni, come ad esempio questo snare, questi rimshot così. Nei punti classici. E in alcune parti della strofa entra anche uno shaker. E infine abbiamo il basso. Sono due sample, il primo è una specie di zei, che è questo qui. Il secondo è quest'altro qui. È una specie di Sowi bass. E si alternano in questo modo. Quindi mettendo il tutto insieme viene così. Questo è come viene poi con gli altri hi-hat, che sono un po' più lenti. Ovviamente qui non viene messo il kick, questa sarebbe la prima strofa di Shiva. Quindi l'arrangiamento sarebbe più o meno questa prima parte qui. In realtà parte subito Shiva, il pezzo parte praticamente subito. Poi qui c'è uno stacco di 8 barre e poi qui ci sono tipo 16 barre di strofa di Shiva. E poi alla fine c'è il ritornello che in questo caso dura 16 barre sempre. Ed è tutto questo, suona così. Anche oggi sono arrivati al fine di questo video, vi ricordo come sempre di iscrivervi, lasciare un mi piace se il video vi è piaciuto. In descrizione trovate il link al Patreon in cui caricherò l'FLP di questo progetto se volete scaricarlo. Al Patreon trovate anche i sample pack nella quale trovate le varie drums che utilizzo all'interno dei miei beat e dei miei remake. Trovate anche video aggiuntivi in cui vi spiego alcune cose avanzate magari di teoria musicale o mix. In descrizione trovate anche il link a Beatstars per acquistare i miei beat e i miei sound kit e Instagram per seguirmi per tutti gli aggiornamenti e novità. Bella, al prossimo video.